Te voglio bene assai. Buongiorno. Vedi che mi sono alzato anche oggi in buon umore, perché se ti vuoi svegliare in buon umore, tu devi venire a Sisaket. Buongiorno a tutti, come state? Ecco qua, fatto. Allora, come state? State bene? Oggi è una bellissima giornata. Bellissima perché sono successe ancora belle cose in Svizzera. Il nostro amicone Zelensconi, sto Zelensconi, guarda. Zelensconi ha avuto l'occasione di parlare al Parlamento, neanche al Presidente, al Parlamento svizzero. Questa politicamente si chiama intervenzione nella politica nazionale, che sarebbe un reato. Ma per i svizzeri va tutto bene, chiaro. Poi, quando si tratta di questa storia, cioè, ha fatto il suo speech, che chiaramente ha bisogno di aiuti, perché io capisco, e devo parlare qui così perché sapete già il perché. E comunque posso dire che è stato molto ben accolto dai svizzeri. L'hanno trovato una cosa, guarda, molto piacevole per loro, cioè una cosa che loro aspettavano da tanto tempo, in poche parole. Tu pensa un po' dove siamo arrivati, più basso di così non si può arrivare, veramente. È un livello talmente basso di tutta questa politica nel mondo che è meglio stare qui in mezzo alle mucche, nei campi, nella pampa della Thailandia, senza a fare più parte di questo sistema malato. Ecco, perché ormai io non ho più niente da che posso dire che sono, diciamo, d'accordo con qualsiasi cosa che fanno. Non c'è nulla che sono d'accordo, nulla. Bene, però questo è tutto la reclamazione di stamattina che ho. Bene, no, poi c'è stato anche un altro fatto comunque. Tutti i siti delle più grandi città in Svizzera sono stati attaccati da hackers, non funzionavano per un paio di ore. Chiaramente i media hanno detto che è stato Putin, però lasciamo perdere, ma per favore, dai, che teatrino. Va bene, comunque tutto qui, è arrivato il gate, il capolavoro, devo dire una figata. Cioè, a me mi piace un sacco. Ora ve lo faccio vedere. Bello, eh? Guarda che capolavoro che hanno fatto, tutta a mano, eh? Questi non sono portoni che puoi comprare così alla Coop o alla Migro. Fatto tutto a mano. €6,50 di gate. Ora vi faccio un po' vedere, perché sono stato chiesto di far vedere un pochino di più la casa, lo faccio. Anche non è cambiato molto. Allora, abbiamo appunto avuto piccolo problemino con la elettricità, ma forse anche questo, come sempre in Thailandia, quando tu pensi che è un problema, c'è sempre una soluzione qui. Qui hanno sempre una cazzo di soluzione per tutto, molto semplice, anzi, e forse ho trovato un'altra strada.
per risolvere questo problema, perché il primo pensiero era stato o pannelli solari che non funzionano per niente, almeno qui la tecnica ormai non è, cioè non fa nessun senso di ricaricare delle batterie che vengono sfruttati per farli, queste batterie in Cile, che mezza popolazione lì sta morendo di fame, di cancro, di cose, solo per farvi le batterie, il litio, e per ricaricarli dopo 2-3-4 anni li devi buttare via e comprarli nuovi, costano un botto. C'è tutto questo sistema che hanno creato, anche questa è una bella narrazione, comunque non funziona, ve lo garantisco io che non funziona. Allora c'era solo l'alternativa di chiedere la linea di elettricità privata, come ho detto l'altra volta nel video, e ora c'è una terza opzione che è saltata fuori, e se funziona questo siamo a posto. Ora vediamo, poi vi dirò comunque se funziona o non funziona. Comunque, appunto, al Home Pro ieri abbiamo preso questa, che anche lì devo dire ho brontolato, sai, perché per il personale, che insomma tu hai bisogno di qualcosa, loro ti vogliono per forza vendere qualcos'altro. Ora non è che puoi stare lì a brontolare del personale, perché alla fine questi qua non guadagnano niente, cioè questo è tutto personale che prende pochi baht al mese, pochissimi baht al mese, non viene istruito, non è neanche colpa loro se ti rispondono così o se agiscono così, perciò mi devo convincere di lasciar perdere, non incazzarmi per queste cose, perché mi devo abituare chiaramente. Comunque è un po' fastidioso, perché appunto tu hai bisogno di qualcosa, per esempio non so, appunto una aspirapolvere di un certo tipo, e loro per forza ti vogliono vendere un toaster, sai, tipo così, ma fa niente. Allora poi cosa c'è questi pannelli di metallo che abbiamo messo qui sul tetto, cioè per fare il tetto della veranda, e devo dire che sono bestiali, isolano veramente, cioè non trapassa tutto sto caldo. Infatti la casa di tutta questa parte, scusate il casino, ma questo è il posto dove dormono i nostri cari amici, non li chiamo neanche lavoratori perché sono delle grandissime persone, belle persone. Comunque da tutta quella parte lì c'è un bel freschetto della casa, non trapassa così tanto il caldo, a tal punto che non hai neanche bisogno di installare 4 aria condizionati come pensavamo di fare, perché non ce n'è bisogno, perché quel tetto lì ci risparmia un sacco, ci protegge un sacco dal caldo, ed è stata una buonissima idea. Perciò il prossimo passo, un giorno faremo qui anche il tetto da questa parte, per fare appunto tipo il carport con lo stesso materiale, perché è veramente bestiale. E così la camera di letto, che sarebbe questa, è anche protetta dal caldo. Ecco, questo è un po' il piccolo update, l'aggiornamento che vi volevo fare di questa bellissima giornata a Sisaket. Comunque appunto un bel caldo, bello caldo, sudo tutto il giorno, insomma. Ora appunto devo solo risolvere questo piccolino problema dell'elettricità, così mi posso installare l'aria condizionata nell'ufficio. A proposito di ufficio, domani arrivano altri mobili da Udon Ratchathani, da un negozio che si chiama Furniture, e lì abbiamo preso un mobiletto per la cucina, un mobiletto per l'ufficio,
Poi cosa abbiamo preso altro lì? Erano... Non erano solo queste due cose. Vedi? Ah sì, i mobiletti per il salotto. Giusto, ecco. Domani vengono forniti. Poi stamattina sono venuti un'altra volta le mucche a salutarci qui. Furbe queste mucche qui, mamma mia. Appena che mi hanno visto hanno tirato dritto. Mi guardavano solo così, sai? Sono troppo forti. Ci potrei fare veramente un film, un scacciapensieri veramente. Ecco. Bene, poi appunto come ho sentito io la situazione in Svizzera veramente dopo questo che è successo ora con Zelensky la combinano comunque abbastanza grandi i politici, abbastanza grandi. Io credo che veramente vogliono riscaldare talmente l'ambiente del popolo che un giorno esploderanno, perché non si può più di tutte le cagate che stanno facendo, non se ne può più veramente. Bene, tutto qui allora, aggiornamento fatto, ci vediamo nel prossimo video, va bene? Fai il bravo, ciao ciao!